Sono d'accordo con te, deve essere comunque Allora, inferiore. quando stavamo discutendo dei vostri messaggi, del discorso dei prezzi che scatenano sempre un po', delle reazioni, perché tutti vorrebbero mangiare, bere prodotti di qualità, È un poterseli costo minore. permettere. E magari È spendendo un costo, poco. no, un poco, secondo me è quel quid minore, cioè l'incentivo di dire vado direttamente dal produttore, per alcuni anche la fatica di andare in fattoria, in stalla, che non è sotto casa, per cui fai la strada, vai, fai la spesa e Ok. tutto, e dici e risparmio quel pochino. Questo perché? Perché chi può permettersi i soldi lo paga anche, va in caseificio oppure nella boutique Certo. dell'enogastronomia e lo prende, chi invece non può farlo vuole andare direttamente alla fonte per pagare un pochino in meno. Quando trovo un prezzo che diventa tale quale è giusto il riconoscimento alla qualità, però ci deve essere un minimo anche per il consumatore di vantaggio, prodotto sì, qualità, io ti soddisfo agricoltore e ti aiuto perché tu hai questo margine di guadagno senza la filiera è tagliata, però anche il consumatore a volte si sente quasi, non dico preso in giro, però un pochino sì, e questo è il problema, No, no? ma sono Che d'accordo cerchiamo di con... spiegarlo a chi ci Ma no, ascolta ma che sono c'è. d'accordo con lei. Ovviamente noi, come detto, nei nostri mercati abbiamo portato avanti questo tipo di ragionamento, questo tipo di politiche nella riduzione dei costi, perché il consumatore vuole la qualità e anche un prezzo inferiore, ovviamente è Giusto, sì. corretto. O ecco, un È equo corretto. prezzo, insomma. Anche inferiore, perché comunque l'azienda, se va a vendere il suo prodotto, ipotesi, l'ortofrutta al mercato ortofrutticolo a Padova, comunque prende molto meno e quindi deve esserci comunque quell'eco Quell'equo, giusto esatto. e corretto. Ovviamente su questo dobbiamo fare dei passi anche noi in avanti, i nostri agricoltori devono fare anche loro dei passi in avanti, perché qualcuno magari vede un facile reddito, no? Molte volte, molto Sì, e succede, aumenta. succede, è Sì, normale, certo. però non capisce invece questo tipo, non è un commerciante e quindi non capisce questo tipo di criticità. E quindi compito anche nostro, delle nostre organizzazioni, è far capire che è giusto che ci sia questo tipo di binomio, qualità e prezzo, ovviamente. Sì, anche perché sono bellissimi questi mercatini locali, è peccato che poi si, non dico desertifichino, però che Certo. progressivamente perdano di appeal. Certo. E l'appeal è dovuto anche a questo, senza dubbio, perché poi il prodotto Sicuramente. quello è, cioè non è che il prodotto che lo trova al mercato, c'è scritto, faccio l'esempio, l'asparago di Conca del mercato è un tarocco, che sei in piazza, ci sono anche i vigili, e quello che trovi al mercato della CIA di Conche, sono quelli, e quindi Certo. i prezzi si devono equivalere, o no, cosa ne dice anche lei? Io credo che la fidelizzazione di un consumatore nei confronti di un produttore sia la cosa strategica e vincente. Oggi il mondo si sta evolvendo e credo che per riuscire a portare un prodotto di qualità a un prezzo minore, probabilmente bisognerebbe creare anche dei network marketing, nel senso tale da dire all'azienda: oggi io riesco del mio prodotto, ho una mandria di 200 capi, il 30% del mio prodotto lo trasformo in prodotti caseari pronti per la consumazione al dettaglio o in altra forma. Aumentare quel 30%, magari portarlo a 60-70, creando un mercato e probabilmente anche l'azienda nella sua sostenibilità potrebbe produrre un prodotto a minor soldi con la qualità superiore. Quindi il binomio non è solo produttore, ma è produttore-consumatore, trovando una interlocuzione che sia equa per ambo le parti. Grazie per l'interessante trasmissione. Sono un agricoltore locale e mi piacerebbe vedere maggiore attenzione ai problemi della nostra terra, specialmente sul settore dell'allevamento e tutela per queste quote latte che fanno veramente paura e non difendono i consumatori. Piove di sacco. Beh, insomma, per quanto riguarda il nostro telespettatore ha perfettamente ragione per quanto riguarda gli allevamenti. Oggi gli allevamenti, vediamo alcune trasmissioni che vengono fatte anche su canali nazionali, ci declinano in maniera incredibile. I nostri allevatori sono allevatori che per prima cosa guardano il benessere degli animali. Questo lo voglio dire con forza perché sembra, fanno passare su questo tipo di trasmissioni invece i nostri agricoltori come che trattano gli animali in maniera spregevole, invece così non è. I nostri allevatori la prima cosa che fanno e guardano è il benessere degli animali. Per quanto riguarda le quote latte, invece, ricordo che non ci sono più. Per questo motivo, tra l'altro, l'Italia nel 2016 ha prodotto il 3%, l'1,5% in più rispetto alla quota del 2015. Quindi oggi un agricoltore, un nostro allevatore, può tranquillamente produrre quanto latte lo ritiene. Ovviamente
ad oggi il costo del latte è molto critico per fattori ovviamente molto più complessi per quanto riguarda la propria produzione. Quando si parla ancora della questione quote, in realtà è riferita a che cosa? A un pregresso? Ci sono ancora delle vecchie sanzioni da abbiamo saldare? Abbiamo circa 350 aziende nel Veneto, 750 a livello nazionale, che purtroppo hanno un pregresso per quanto riguarda le quote latte, e quindi per questo motivo non risolto perché la risoluzione di quel pregresso è il pagamento del quote. Poi magari guardiamo e ci accorgiamo che l'Italia, i cittadini italiani hanno speso 8 miliardi di euro per salvaguardare l'Italia, quando che probabilmente con qualche milione di euro si potevano sistemare sicuramente le quote latte quando vi era la possibilità e necessità di farlo. E questi soldi, questi oneri economici sono in capo ai singoli agricoltori? Quindi purtroppo fin tanto che sono in capo ai singoli agricoltori, quell'azienda praticamente è bloccata. È ancora in ginocchio. E ce ne sono parecchie, quindi questo è dato di fatto. Circa sì, 350, circa 700 a livello nazionale. Abbastanza. E sono abbastanza. Tra l'altro aziende molto importanti che purtroppo negli anni si sono anche trasformate, eccetera, ma che purtroppo oggi sono in queste grosse difficoltà. Assolutamente, quindi lo ricordiamo, purtroppo esiste ancora questa situazione non risolta, per cui un cappio al collo indubbiamente in chi si trova in questo versante. C'è un'altra questione relativamente sempre all'etichettatura, abbiamo accennato anche i prodotti quindi caseari, anche i formaggi devono averla, chiarito questo. Qual è l'etichettatura che invece, sulla quale voi invece siete un po' perplessi e controversa? E guardiamo questa nuova etichettatura che riguarda praticamente, che è già stata fatta, non è più in studio ma è effettiva, per quanto riguarda il tipo di calorie che vengono espresse nei vari alimenti. Noi siamo molto contrari a questo tipo di etichettatura. Perché? Perché solo per esempio mettono l'etichettatura sulla Coca-Cola e viene il semaforo verde, e mettono l'etichettatura nei nostri formaggi DOP o IGP o altri prodotti IGP e mettono il segnale rosso perché ha un numero calorico molto più alto rispetto alla Coca-Cola. Questo, quindi i valori nutrizionali vengono un po' trascurati in virtù del valore energetico. Vengono trascurati rispetto alla tipologia del nostro alimento. Quindi vogliamo sì un'etichettatura che sia confrontabile, quindi che il nostro consumatore abbia la possibilità di verificare che tipo di alimento va a mangiare, però vogliamo anche un'etichettatura seria che dia anche la possibilità di capire che tipo di prodotto che oggi noi mangiamo, insomma. Assolutamente. Lei, Presidente, cosa ne dice al riguardo? Sì, io credo... restare un po' basiti. No? Veramente, cioè, se mi diceva magari vogliamo a livello veneto certificare con la qualità veneta determinati prodotti di DOP o ICG o quant'altro, dico va bene, su tipo scelte di etichettatura con semaforo basate su concettualismi, credo che non ci porti da nessuna parte, anzi sprechiamo energie e risorse in qualcosa che dal punto di vista del testo ha un significato a mio avviso di poco valore. Quindi piuttosto concentriamo le nostre forze, le nostre energie, le nostre risorse su concetti utili a tutta la collettività, ai consumatori in primis, salvaguardando la salute di chi utilizza prodotti di qualità. Assolutamente. Proprio pochi minuti a disposizione, qual è lo stato della situazione nel settore agricolo e in lato senso inteso? Come sta andando, insomma? L'agricoltura è la lotta dei poveri, vorrei dire, perché alla fine oggi, a parte alcuni settori tipo il vitivinicolo che riesce a tenere testa, l'allevamento, la produzione e quant'altro, cereali, allevamento, è un po' in crisi. Per far decollare anche l'economia, probabilmente l'agricoltura deve essere da traino, però deve anche la politica prendere a braccetto questo tipo di economia e dire e decidere quale strada noi vogliamo imboccare per risollevare il settore.
diceva anche prima il nostro direttore, che alla fine molte aziende si arrendono, tirano i remi in barca, chiudono, ma a discapito di una collettività, e credo che oggi invece sia giusto soffermarsi e fermarsi a fare una riflessione sull'utilizzo e sul bene anche sociale che dà l'agricoltura oggi al nostro sistema, sia territoriale che regionale che nazionale. A mio avviso l'agricoltura la dobbiamo sostenere non solo economicamente, perché gli agricoltori sono persone che vogliono gestirsi il loro lavoro, però riconoscere in maniera equa il loro sacrificio che mettono a disposizione di tutti. Un più, un meno, un ni. Cosa vede? Vedo che purtroppo non ci sono ancora politiche che diano la possibilità agli agricoltori che il loro prodotto sia pagato e sia dato reddito al loro prodotto reale. E ricordo ancora che solo il 20%, dal 15 al 20% del prodotto, del valore del prezzo finale di un prodotto, vanno agli agricoltori. Noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle politiche per dare la possibilità di dare più reddito ai nostri agricoltori. Ma questo mai continua a perpetrarsi? Continua ad esserci questa situazione? Ma se non c'è reddito per i nostri agricoltori, purtroppo la situazione è difficile. Allora, dobbiamo mettere in campo questo tipo di politiche, politiche di accorciare la filiera. Io penso che sia importante l'accorciamento della filiera. Ma chi viene lasciato fuori accetta? Potrebbe anche accettare con una percentuale minore del proprio guadagno. Vi è anche una capacità nel mondo agricolo su questo, non ci tiriamo indietro. Solo il 20% del prodotto oggi è organizzato, il resto del prodotto viene liberalizzato, ogni azienda produce senza una OP, un'organizzazione di prodotto, eccetera. Quindi conferisce a livello individuale. Quindi oggi vi è la necessità da parte del mondo agricolo anche di mettersi insieme, anche di fare filiera, soprattutto di fare filiera per essere più competitivi nel mercato. Ma questo è un problema anche del nostro mondo agricolo, soprattutto italiano, perché in altri paesi europei questo problema in qualche maniera si è quantomeno risolto. In Italia permane, e quindi dobbiamo cercare di mettere insieme le aziende agricole per dare più forza e capacità del loro prodotto all'interno del mercato. Lei che è un operatore anche del settore agricolo, che cosa non si riesce a fare quindi in questo, fra questo passaggio? Il concetto un po' lo dobbiamo vedere a valle, diciamo, nel senso che la cultura anche, il metodo e la volontà dei nostri agricoltori di riuscire a far squadra, a organizzare il prodotto. Quindi. Sì, un po' un discorso di cultura e di mentalità. Però adesso ci sono anche nuove generazioni che infatti si stanno presentando pronte per insediarsi in agricoltura. E mi auguro di cuore che ci sia la svolta con una visione a medio e lungo termine di progetti che portino alla risoluzione di questo tipo di problemi. È giusto che anche l'agricoltore si rapporti con quello che richiede il mercato, quindi sia organizzare il prodotto, ma magari talvolta anche coltivare quello che esige il consumatore. Penso alla carne, che oggi magari la mamma, la nonna, la zia che va a fare la spesa cerca la bistecchetta tenera, cioè vuol dire che magari il bovino non lo devi più allevare a 700 kg, ma lo devi allevare fino a 500 o 450, fare un tipo, produrre quello che il mercato vuole, non continuare nella stessa, abbiamo sempre fatto così, cioè non siamo andati da nessuna parte facendo, abbiamo sempre fatto così. Oggi il mondo è cambiato, è cambiato velocemente e magari noi non ci siamo rapportati con gli stessi tempi. È giusto che anche i produttori agricoli si rapportino con la realtà con cui si vive e si adeguino alle esigenze dei consumatori. Probabilmente potrebbe essere il punto di svolta, di partenza di una nuova visione di agricoltura e di consumatori, nell'equità di chi partecipa all'interno delle filiere e quindi ridistribuendo anche le ricchezze. Per quanto riguarda il reddito, probabilmente anche a livello politico solo la semplificazione di determinate scelte, che noi creiamo sempre strumenti aggiuntivi su leggi già fatte che vanno a complicare la vita all'agricoltore che in realtà deve fare l'agricoltore, e quello potrebbe già essere il primo reddito che noi andiamo a dare a chi vive di agricoltura. Minor spesa in burocrazia. Associazioni di categoria servono per questo, per far sistema, aiutare a far sistema. Questo è una nostra mission, che ovviamente per cui ci sono le nostre organizzazioni, è proprio questo, di mettere insieme i nostri agricoltori, soprattutto di fare sistema su questo.
Grazie mille, grazie Presidente, grazie Direttore, grazie alla CEA di Padova, grazie di averci supportato, grazie, speriamo di aver dato risposta alle vostre domande. Poi, come ho risposto ad alcuni di voi, rivolgetevi direttamente all'associazione per le cose più specifiche, più tecniche, in modo che può darvi anche un supporto di tipo consulenziale. Grazie ancora, buon proseguimento, a domani. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.